Il mondo di Annetta Boscardin. Così si intitola la mostra dedicata a Santa Bertilla nel 50° anniversario dalla sua canonizzazione. L'esposizione è ospitata nell'Oasi di Santa Croce, ovvero l'ex ospedale San Leonardo di Treviso, dove Bertilla ha vissuto e curato i malati e i feriti di guerra dal 1906 al 1922, dove muore il 17 ottobre a soli 34 anni. L'artista Gianfranco Vianello, in arte Franco Vian, ha coinvolto 30 artisti vicentini. Santa Bertilla è nata a Brendola e con loro ho realizzato una mostra che racconta la vita della santa attraverso la quotidianità. Ogni artista ha scelto un luogo, un evento, un pensiero di Bertilla e lo ha trasformato in opera. Ci si imbatte subito in quel mite brillar di occhi di Bertilla per poi esplorare i luoghi natali, la sua casa di Brendola, i momenti di vita quotidiana, le cose semplici, come semplice era la sua famiglia, che l'ha cresciuta nell'educazione contadina. La famosa Via dei Carri, quella più semplice, che Bertilla percorreva per andare da casa alla chiesa sul colle di Brendola. La stalla dove da ragazzina pregava di fronte ad uno scarno crocifisso fatto di bastoncini incrociati che si era costruita. Il santuario di Monteberico, che tanto amava e dove andava a pregare da piccola con la madre. Il cipresso che si ergeva di fronte alla sua casa e di fronte al quale contemplava le meraviglie della natura. E l'Istituto Farina di Vicenza, dove da giovanissima va per diventare suora. La mostra prosegue, come gli anni di Annetta, spostandosi a Treviso, dove la giovane suora prestò servizio all'ospedale dei Battuti, il San Leonardo, a cavallo della Grande Guerra. Il suo rapporto di profonda mitezza e di grande partecipazione al dolore dei malati, dei feriti, la sua dedizione all'altro, dimenticando quasi se stessa. L'ultima parte della mostra è dedicata alla spiritualità di Bertilla, alla sua grandezza nell'essere ultima degli ultimi, al suo passaggio terreno verso la santità, dal niente al tutto, come diceva lei stessa. La mostra sarà visitabile a Treviso fino a domenica 27 marzo.